Eccoci tornati in studio per parlare di cultura della legalità. Allora, secondo me, la cosa che probabilmente anche i nostri telespettatori vogliono capire è come si comunica la legalità. Cominciamo da te, Enrico, che sei quello più, possiamo dire, commerciale. Secondo me per comunicare la legalità ci vuole concretezza e coerenza. Cioè, la legalità è un valore, è un bellissimo valore, ma bisogna riuscire a dare alle persone degli strumenti per viverla e promuoverla facilmente nella vita quotidiana. Ed è per questo che è importante, continuo a dire, offrire la possibilità di comprare dei prodotti che non sono solo fatti nel rispetto della legge, perché in teoria qualunque prodotto che noi andiamo a comprare in un supermercato dovrebbe essere fatto nel rispetto della legge, ma che hanno questo enorme valore aggiunto. Quindi il primo punto è questo: offrire possibilità di gesti concreti, essere coerenti. Ogni tanto nel marketing si usa il termine greenwashing, che è un termine... Cosa significa? Greenwashing è quando un'azienda finge di essere ecologica, ad esempio, buona, e lo fa come meccanismo, no? Per aumentare le vendite. Le persone non sono stupide, i consumatori sono attenti da quando esiste internet, i mezzi per informarsi sono sempre più diffusi, quindi se uno vuole promuovere un valore deve essere assolutamente sicuro. Non dico di essere inattaccabile al 100%, perché poi siamo tutte persone e qualche errore ogni tanto lo facciamo, ma di poter esprimere la propria coerenza. Quindi uno non può attaccare un pezzo dicendo vendo un po' di prodotti libera terra e poi per il resto me ne frego. Bisogna riuscire ad avere un progetto che sia chiaro, coerente, che tocchi un po' tutte le attività di un'impresa. E questi sono due punti estremamente importanti. L'altro aspetto è la semplicità, pensare che le persone non... quando fanno la spesa, ma anche nella loro vita normale, sono alla sera e vanno in giro per i canali televisivi col telecomando o con Google, sono su internet, non è che uno dice oh, stasera vado a cercarmi qualcosa che parli di legalità. Magari lo fa Ricky, però lui è un po' un caso raro e unico nel sistema. Quindi bisogna riuscire a proporre un accesso estremamente semplice a queste informazioni, a queste azioni. Ed è per questo che... Poi, se permettimi, ma quello che voi fate, che per esempio è meritorio, è un bilancio di sostenibilità. Cioè voi con i vostri associati comunque date degli indirizzi etici. Il bilancio di sostenibilità è un documento estremamente importante, è una delle cose che io seguo personalmente di lavoro, quindi per questo ovviamente dico che è estremamente importante, ma al di là delle battute... È importante perché è prendere i numeri del bilancio, quindi i numeri di un normale bilancio civilistico, e provare a metterli insieme, aggregarli e spiegarli nell'ottica della sostenibilità. Quindi tutto quello che un'azienda fa nei rapporti con i propri stakeholder e per far crescere il territorio in cui questa azienda lavora. Fare un bilancio di solidarietà non è quindi mettere solo un elenco di buone azioni, abbiamo dato questo a un ospedale, questo a Libera, questo alla scuola, ma leggere anche il lavoro di tutti i giorni dei miei colleghi, che sono tanti, sono in Piemonte, sono 5.000, che stanno dentro i supermercati, dietro una cassa o a caricare scatolette, e a dare un senso di sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale alle azioni che fanno tutte le persone che sono coinvolte nella nostra impresa. È buono, perfetto. Noemi, invece, come si comunica dal tuo punto di vista la legalità? Ma allora, noi come Cascina Caccia, come Libera, grazie al cielo ci sono delle persone che hanno studiato e ci aiutano in questo, quindi sono anche grafici, persone che hanno proprio studiato comunicazione con delle campagne, con gli hashtag, come diceva Enrico, in una maniera fresca e anche molto giovane. In Cascina, per esempio, noi invece facciamo un po' più fatica perché ce la autogestiamo e quindi, per esempio, per noi la pagina Facebook è la pagina più pubblicitaria, cioè dove noi mettiamo le foto delle attività che facciamo, promuoviamo se ci sono dei nuovi prodotti. Tra poco è Pasqua, stiamo iniziando a fare le colombe, quindi anche le colombe. Adesso abbiamo autorizzato la gastronomia e quindi ci lanciamo dai panettoni in su. Però sì, diciamo che tutto ciò che è giovane, tutto ciò che è social è il mezzo più facile e anche più diretto di comunicazione con altri giovani anche, per esempio. Roberta, invece per te? Come si comunica la legalità? Noi abbiamo fatto questa scelta di utilizzare la bellezza. La bellezza per parlare di legalità. E mi permetto a tal proposito di fare una citazione, una frase di Peppino Impastato.
Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. E siamo partiti da qui fondamentalmente. Quindi quello che diceva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo. Quindi trattare i temi legati alla legalità e al sociale attraverso l'uso dell'arte, che è bellezza, serve proprio a questo, serve per affrontare le paure delle persone, della gente, per aiutarle, per sentirci più vicini. La cultura della bellezza, quindi? La cultura attraverso la bellezza. Sì, questa è una chiave di lettura particolare. Invece per te, Riccardo? Per me è molto più complesso parlare di legalità, perché da un ambito, potremmo dire, giovanile, cioè conoscendo i giovani, io so dire che è un tema difficile, un valore difficile da raggiungere se non si hanno le basi per comprenderlo, potremmo dire. Cioè, Noemi ad esempio ci raccontava che si cerca di, anche Enrico, di usare un linguaggio che sia fresco, che sia trasparente, che facilmente raggiunga, potremmo dire, un po' tutti. Ora, qual è il problema però? Che spesso i giovani, ciò che raggiunge tutti, adulti compresi, in realtà non interessa, nel senso, sembra una cosa ormai datata, passata. E quindi è molto complicato far capire che non è un tema per pochi selezionati o che finge di voler raggiungere giovani, ma che vuole abbracciare tutti quanti, che quindi vuole includere tutti. Ora, i giovani non sono una categoria a sé stante, potremmo dire, cioè in qualche modo esclusa dalla società, ma un gruppo integrato e che è, potremmo dire, parte costituente della società, che vuole semplicemente vedere delle prove concrete di quello che si vuole proporre, ecco, di quello che si propone. Quindi la legalità deve essere comunicata attraverso dei progetti concreti che dimostrano le teorie, potremmo dire, di partenza e gli obiettivi futuri. E per questo che, tornando sempre allo stessi discorsi, luoghi come Cascina Caccia dimostrano quanto da un'idea di base, potremmo dire, si possa costruire una serie di valori, una rete di qualità positive, di idee positive, che hanno un risultato poi futuro ma concreto, che in qualche modo convince i giovani che l'idea di fondo di legalità, di giustizia sociale e delle più affine caratteristiche sia un mondo vicino, un mondo di facile portata, ecco. Enrico, quello che stanno detto anche gli altri nostri ospiti, che stimolo ti dà? Sui linguaggi di sicuro è lo stimolo più importante, perché poi tante volte, pensandomi come supermercato, uno parla un'unica lingua e pensa che quell'unica lingua vada bene per il ragazzino e per la nonna, e ovviamente non è mai stato così e ancora di più oggi non può essere così. Quindi la sfida di sicuro è riuscire a cambiare i linguaggi e raggiungere persone che non sono più così abituate, proprio perché è vero che la legalità per noi quattro, probabilmente, facciamo anche noi cinque, è di sicuro in questo gruppo nucleo. È di sicuro un valore fondante che ha orientato e orienta delle scelte anche radicali della nostra vita: mettere in piedi un'associazione, vivere a Cascina Caccia, occuparmi della commercializzazione di questi prodotti, essere qui a parlare oggi e non essere in giro a farsi le vasche in centro, così via. Quindi ognuno di noi ha fatto delle scelte di vita legate a questo, e ne parliamo a un mondo nel quale è veramente una cosa ancora molte volte lontana. Di sicuro bisognerebbe riuscire, ad esempio, a parlare di più e in maniera più incisiva di quanto l'illegalità ci rubi risorse. Se dicessi il numero lo dico sbagliato, quindi non lo dico, ma quando uno comunque legge in giro, il fatturato delle mafie è veramente tanto, e se quel fatturato rientrasse in circuiti economici normali, banalmente tutti noi pagheremmo meno tasse, probabilmente io e lui, che siamo della stessa età, andremo in pensione magari un pochino prima. Non toccare questo tasto totalmente. Però cambierebbe la vita di tutti noi in maniera veramente significativa. Allora, riuscire a far sentire a tutti che c'è bisogno di questa legalità, e non è solo un tema da campagna elettorale, per dire. Tanto ormai è finita, quindi. È finita? Sì, sì, forse. Me ne sono accorto. No, beh,
Comunque è corretto quindi, quello che dice. Comunque è assolutamente centrato quello che diceva, è stato detto prima. Ed è solo poi trovandosi a parlarne persone che affrontano questo tema con approcci diversi, come siamo qui oggi, che si può riuscire un po' a crescere. Nessuno di noi ha l'approccio giusto e nessun approccio da solo è completo. È anche interessante avere banalmente qui oggi da un lato un'amica che lavora nelle forze dell'ordine, ma poi invece un'amica che fa parte di un associazionismo un pochino più ruspante, come può essere Cascina Caccia o ACMOS, cioè quindi una cosa un pochino che coinvolgono più giovani, più attive, e le forze dell'ordine che non sono solo legge, ma sono anche legalità, che a volte sembrano due cose un pochino diverse, e riuscire a sovrapporle è estremamente importante. Direi che hai fatto una sintesi concreta e corretta. Io tra l'altro adesso volevo stimolare ancora Roberta per un calendario di cui abbiamo parlato prima, che faccio vedere a favore di telecamera, perché è un probabilmente anche questo è un linguaggio, se vogliamo, è un linguaggio dedicato proprio anche alla legalità, nel senso la legalità deve essere una cosa che deve essere conosciuta fin da piccoli forse, anzi fin da quando uno nasce. Sì, questo progetto è Profumo di Vita, è stato realizzato per far conoscere un fenomeno che non è sottovalutato, ed è quello dei danni che si crea al minore nel momento in cui assiste nel quotidiano a scene di violenza domestica. Quindi abbiamo usato questo linguaggio della fotografia newborn, queste immagini sono della fotografa Elena Givone, e proprio appunto per raccontare attraverso il bisogno di cura e di protezione che dovremmo nei confronti dei bambini, cosa succede invece. Mi piace molto questa immagine delle mani che tengono, sì, che tengono a protezione questi bambini che hanno comunque entro i 48-72 ore circa, sono stati fotografati all'ospedale Sant'Anna, e quelle che vedete, le mani, sono dei genitori, quindi proprio il bisogno di cura che la natura ci richiede. Beh, direi che questo è un bellissimo messaggio, meritorio anche voi che avete realizzato questo calendario, e torneremo a parlare naturalmente di legalità dopo una breve pausa pubblicitaria. Allora, cultura della legalità, abbiamo visto quelli che sono i linguaggi, ma ci preme anche sapere quella che è l'operatività. Allora, forse cominciamo prima da Noemi, che è legato proprio a quello che ci stava dicendo. Voi cosa state producendo adesso? Così entriamo nel clima proprio. Colombe. Allora, dunque, quest'anno, anzi, 2017, siamo riusciti ad autorizzare un locale della Cascina, che era già allestito a cucina con attrezzature già industriali, a gastronomia, quindi a fare appunto, nel rispetto della legalità, tutta una serie di produzioni nuove che ci stiamo inventando. A Natale abbiamo iniziato con i panettoni, adesso stiamo continuando con le colombe, e in più l'altra cosa molto bella è che stiamo continuando a collaborare con gli alberghieri, quindi quest'anno è venuto di nuovo l'Istituto Beccari per farne il torrone, oggi tra l'altro c'era invece in Cascina la scuola Ubertini, che è l'alberghiero di Chivasso, e hanno iniziato a fare i cantucci di nuovo con la buccia delle arance della Beppe Montana. Quindi perché non si butta via nulla? Non si butta assolutamente via nulla. Il 21 marzo, che è a breve, avrà il tema del caporalato, appunto per ricordare tutto quello che tra l'altro ha anche detto già Enrico, e abbiamo quindi scelto proprio le arance della cooperativa Beppe Montana per insomma una trasformazione, per di nuovo raccontare un progetto e una storia nuova, ecco. Ma raccontaci un po' la filiera, cioè come nasce l'idea della produzione, cioè del tipo di produzione, come viene realizzata, cioè racconta come se fosse proprio una parte aziendale questa cosa. Diciamo che non è ancora per niente una parte aziendale, spesso le idee vengono così, nascono, magari chiacchierando, magari incontrando appunto delle cooperative, dici ma perché non facciamo qualcosa insieme? Ad esempio un'altra esperienza molto bella è la collaborazione con Zicat, che sono dei cioccolatieri di Torino, con il succo ci faranno le gelée. Quindi anche lì, proprio a volte dalle materie prime dici ma cosa potremmo fare?
e poi ci si mette in piedi e si cerca veramente di realizzarlo. Sono produzioni ovviamente molto piccole, in questo momento abbiamo due canali di vendita, uno è direttamente in cascina, quindi anche le scuole che vengono, in quel caso lì ovviamente sono dei banchetti di raccolte fondi, e poi invece abbiamo un punto vendita a Torino che è un emporio di via Marsigli, dove hanno tutti i vari beni, i prodotti dei beni confiscati, tra cui anche i nostri prodotti, quindi sono delle piccole produzioni. Non abbiamo i numeri per ora per entrare nella grande distribuzione, anche il miele, anche se quest'anno stiamo cercando di incrementare con, insomma, collaborando con altri apicoltori, però sicuramente sono piccole distribuzioni, ecco. Ma non sentite, domanda da un miliardo di euro, come si dice in questi casi, non sentite l'esigenza magari di allargare, di espandervi, oppure il fatto di avere comunque produzioni piccole è un... non solo un vanto, ma anche proprio uno stile di vita? Tutte e due, dipende dai momenti. No, sicuramente il fatto della piccola produzione ti dà la possibilità di lavorare in un certo modo, anche con più calma, scegliendo molto accuratamente anche le persone con le quali lavorare. Sicuramente sì, c'è l'esigenza e anche la voglia di espandersi, ingrandirsi. Spesso la cosa buffa è che mancano poi le forze. Quindi e dici poco, ci sono insomma. Sempre tanti volontari, alcuni volontari che riusciamo poi anche a contrattualizzare, perché appunto poi se no è proprio sbagliata la logica, ma insomma fare il grosso salto spesso è tanto difficile. Ci sono delle associazioni, delle cooperative che si fanno forza anche di, per esempio, dell'aiuto di Novacop, anche a livello proprio dialettico, no? Ma come si fa, come potremmo fare? Diciamo che nel prossimo futuro c'è anche questa prospettiva, ecco. Sì, senti, da donna a donna, adesso passiamo naturalmente a Roberta. L'attività invece vostra, come ho visto tra l'altro, che una delle ultime cose che avete fatto, donazione opera commemorativa di Emanuela Loi all'Università di Cagliari. Sì. Tra l'altro Emanuela Loi, ricordiamo, era comunque nella scorta del giudice Borsellino. Sì, quell'opera era stata realizzata dall'artista Diego Testolin ed era il momento di chiusura della mostra sulle mafie. E questo sorriso brillante, ed era il sorriso che supera la morte, è stato donato alla città di Cagliari, all'Università di Cagliari, perché Emanuela avrebbe compiuto 50 anni quest'anno, e in occasione del 25esimo anniversario invece della sua morte, abbiamo voluto che rimanesse questo segno visivo tra i ragazzi della sua città. Invece, come attività futura della vostra associazione, su cosa state lavorando? In questo momento stiamo lavorando su un progetto legato alla memoria, però preferisco non parlarne di più perché è un qualcosa che stiamo costruendo. Ah beh, assolutamente no, non voglio, cioè nel senso, diamo appuntamento ai nostri telespettatori dicendo seguendo la vostra associazione. Grazie. Enrico, torniamo invece a te. Beh, cosa stiamo lavorando? Stiamo lavorando verso il 21 marzo, che vuol dire nel breve riuscire a dare la massima visibilità possibile in tutta la nostra rete vendita alle filiere che maggiormente parlano di legalità. Da un lato Libera Terra, un'altra filiera estremamente importante secondo me è quella dei prodotti da economia carceraria, quindi prodotti di qualità fatti nelle carceri piemontesi. Noi vendiamo il caffè torrefatto nel carcere di Torino, il pane panificato nel carcere di Alessandria e un'ottima birra che arriva dal carcere di Saluzzo. Poi ci sono tutta la filiera dei prodotti del commercio equo solidale o altre filiere non necessariamente così famose ma estremamente importanti. Stamattina facevo vedere a dei colleghi che visitavano il nostro supermercato tutto un gruppo di prodotti che si chiamano frutti di pace, che arrivano dalla Bosnia, dalla zona vicina a Srebrenica, dove è stata messa in piedi una cooperativa che fa lavorare delle donne, praticamente purtroppo tutte vedove per la guerra di circa 20 anni fa, che ha distrutto e martoriato quei territori,
e oggi quelle donne nei boschi che circondano questi paesi, boschi in cui c'erano i cecchini che sparavano addosso alle loro famiglie, coltivano e raccolgono i piccoli frutti, fanno marmellate, fanno dei succhi di frutta che vengono venduti poi nei nostri supermercati. Banalmente questo vuol dire mettere attorno a dei banconi a pulire la frutta e a fare la marmellata donne musulmane, donne cattoliche, donne ortodosse, donne cui mariti, padri, fratelli si sono sparati, oggi invece queste donne lavorano assieme, e vuol dire che circa 250 donne, 250 famiglie hanno una fonte di reddito sicura e garantita, giusta, di nuovo in una zona in cui l'economia non è ancora diventata un'economia normale. Quindi il primo obiettivo è dare visibilità a questi prodotti e cercare di far crescere i prodotti di questo tipo che riescono ad arrivare sui nostri scaffali, sapendo che alcuni prodotti, tipo quelli buonissimi di cascina caccia, io li ho assaggiati, quindi posso dire che sono veramente... Li ho assaggiati anch'io, devo dire che condivido questa meritano, ma oggi non possono essere venduti da noi, perché se da un lato piccolo è bello, e ci credo fortissimamente in questa frase, dall'altra se io oggi sono qui in televisione e vi dico venite alla Coop che trovate il torrone di cascina caccia, poi è necessario che ci sia abbastanza torrone per 62 supermercati e per almeno 2 settimane, e la loro produzione non basterebbe per una cosa del genere. Ma se non fosse così, uno ci ascolta, poi va e non trova il prodotto e si sente un pochino preso per il naso, per usare un'espressione gentile. L'altra cosa è, visto che noi non vendiamo solo scatolette o prodotti alimentari, ma vendiamo anche servizi, quest'anno stiamo cercando di rilanciare con forza l'idea che uno possa anche fare del turismo in terreni confiscati alle mafie, che può essere sia un turismo più leggero, e quindi stiamo valorizzando il fatto che in alcuni di questi beni confiscati alle mafie oggi ci sono dei bellissimi agriturismi in cui uno può fare una tranquilla vacanza come se fosse una vacanza normale, però in un posto estremamente diverso, sia vacanze di maggiore impegno sia per i giovani che per adulti, che sono l'esperienza di estate libere, quindi dei campi in queste realtà. L'anno scorso è stato fatto con la cooperativa Beppe Montana, e visto che abbiamo già citato 3 volte, Beppe Montana è un'altra delle vittime di mafia, magari meno famosa, ma era un commissario di polizia ucciso mi pare nell'86, comunque seconda metà degli anni 80. Non è famosissimo come altre persone che magari abbiamo citato prima dalla Chiesa e così via, però portare le persone a conoscere queste storie, anche a ricordare, secondo me, la memoria di questi nomi, di queste persone, è il minimo che noi come cittadini oggi dobbiamo fare ogni giorno. Quindi è bello portare poi i ragazzi o anche i soci Coppa adulti a fare delle vacanze in quelle realtà. Cultura della memoria, che è un po' sta alla base di Bella Meta, forse anche per il futuro. Chiaramente sì. La cultura della memoria è quello da cui siamo partiti. I nostri progetti lungimiranti, appunto, vogliono sempre avere una base solida di partenza che ha come origine il ricordo, proprio perché crediamo che sia ingiusto dimenticare e che sia giusto quindi ricordare sempre e comunque tutte le persone morte, uccise da una realtà mafiosa ingiusta, e soprattutto che sono morte per un ideale e per una invece giusta causa. Quindi noi crediamo vivamente nel fatto che partendo da radici solide, radici purtroppo concrete, si possa in realtà realizzare qualcosa in futuro, e noi stessi, ciascuno di noi, porta sul proprio territorio in modi diversi, attraverso anche altre associazioni, quelle che sono le nostre idee e i nostri valori. Come si fa? Come si inizia a far parte della vostra associazione? Avete un sito per diventare partecipanti di Bella Meta? Per diventare partecipanti di Bella Meta è un po' diverso dall'essere un membro di Libera, poiché Bella Meta è un presidio, dicevamo, quindi è una realtà giovanile che nasce sul territorio piemontese per dar voce ai giovani del territorio piemontese. Quindi benvenga se qualcuno è interessato a unirsi e a darci una mano, proprio perché crediamo che, nel vero senso del termine, l'unione sia la forza. Perfetto. La forza. E allora, dopo una breve pausa pubblicitaria, magari ci dai l'indirizzo dove possiamo trovare tutti i riferimenti.
Allora, ultimo blocco dedicato alla legalità, abbiamo interrotto il nostro amico, diciamo, ma per partecipare a Bellamita dove bisogna guardare? Allora, bisogna entrare in Libera, cioè è necessario unirsi a quella che è la giusta causa per cui combattiamo, tra virgolette, ovviamente sempre pacificamente, e si può quindi, potremmo dire, partecipare attivamente a quelle che sono le nostre iniziative. Poi dicevamo, ciascuno di noi in realtà è parte anche di altre associazioni, quindi io ad esempio sono all'interno di un gruppo che si chiama ACMOS, che è un'associazione ben radicata sul territorio torinese, che si occupa di laboratori sulla cittadinanza all'interno delle realtà scolastiche. Quindi proprio per creare una sorta di educazione alla legalità, noi entriamo nelle scuole proponendo laboratori di svariato genere, da quelli legati alla democrazia a quelli legati più prettamente alla mafia, ma tutta una serie di progetti che mirano a creare all'interno dei ragazzi una sorta di desiderio di conoscere e di sapere tutti quei temi che precedentemente dicevamo spesso non vengono trattati, ma che in realtà poi stimolano la curiosità dei ragazzi, perché sono i primi a interessarsi e a dibattere su quelle che sono le nostre proposte. Poi certamente noi proponiamo e portiamo una formazione attiva e soprattutto concreta su determinati temi, ma sono poi i ragazzi a sviluppare il dibattito e a chiedere maggiori confronti e soprattutto una formazione sempre più costante e sempre più forte. Per questo il nostro obiettivo è poi appunto quello di entrare in contatto, di metterli in contatto con gruppi o presidi che possano dar loro questo spazio. Quindi, volendo, anche le scuole sono il primo tramite per accedere ai gruppi come il nostro di Bellamita e di presidi in genere, perché potremmo dire favoriscono il confronto e lo sviluppo di idee differenti. Quindi uno scambio di esperienze tra giovani, e voi, diciamo così, fate gli agenti attivi di questo scambio. Esattamente, proprio perché crediamo sia giusto e forse proprio doveroso portare ciò che noi abbiamo già imparato, ma che non è, potremmo dire, conoscenza elitaria, ecco, all'interno di scuole e vari altri istituti, proprio per favorire il confronto costruttivo, ecco. Quindi sono poi i ragazzi a interessarsi ad esempio a proposte come quelle del 21 marzo, che è poi la giornata per le vittime innocenti di mafia, e che noi vogliamo, dove noi vogliamo portare i ragazzi proprio perché in prima persona siano partecipi e cittadini attivi di quella realtà sociale di cui noi vogliamo e tutti vorremmo che facessero parte. Mi sembra corretto. Senti Noemi, anno internazionale del cibo, porta pazienza, la mia è una deformazione professionale questo 2018, ma si è già parlato della colomba, ma per esempio vino, c'è qualcos'altro di interessante? Non, piccole produzioni, non tu d'accordo? Ancora però in cascina in realtà, anche se abbiamo messo ben 4 piantine di vite quest'anno, di nuovo è uva da tavola. No, però a livello più generale Libera Terra ha tantissimi prodotti, appunto dalla pasta, la passata, i ceci, le cicerchie, insomma si può organizzare una cena dall'inizio alla fine, e sì, c'è anche il vino. Enrico Nada prima ha citato il vino dedicato a Isotella Rai, che appunto era un ragazzo, un bracciante che è arrivato dall'Albania ed è venuto appunto a casa nostra per trovare un lavoro, e quando però ha capito che questo era un lavoro disonesto, ingiusto, perché non portava diritti, non portava dignità, e si ribellò, purtroppo venne ucciso. La storia di Isotella Rai tra l'altro è molto bella, perché durante i campi estivi una ragazza che per la prima volta sentiva questa storia decise di contattare la famiglia, che non aveva più saputo nulla di questo fratello, di questo figlio che era partito per l'Italia e di cui aveva perso veramente qualsiasi notizia. Questa ragazza, che ha partecipato ai campi estivi, contatta la famiglia, li invita in Italia per, vabbè, innanzitutto dargli purtroppo la notizia, ovviamente loro l'avevano anche già immaginato, però la famiglia è stata felicissima di incontrare una sorta di seconda famiglia, che è la famiglia di Libera, e fu così che venne donato proprio il passaporto, che era l'ultima cosa che gli rimaneva del figlio, del fratello Isotella Rai,
proprio a Libera, e quindi anche noi, per esempio, nella sede di ACMOS abbiamo la fotocopia ovviamente del passaporto di Isotella Rai, che insomma ci ricorda che il caporalato, tra l'altro, non è solo al sud, non è solo legato a dei campi legati appunto al sud Italia, e anche al nord. E insomma, rubo ancora un attimo per fare questo non collegamento. Non è bello il verbo che hai usato, non è rubare. Bello. Ah, no. Vabbè. per fare il collegamento proprio sul caporalato, perché il 21 marzo quest'anno è dedicato proprio a questo tema. E saremo a Saluzzo, perché Saluzzo è una terra di grandi coltivazioni, e anche lì purtroppo sono stati individuati dei fenomeni appunto di lavoro nero, di sfruttamento, e tra l'altro Saluzzo è il luogo che è, insomma, dove Carlo Alberto Dalla Chiesa è nato, e quindi insomma tornare in un luogo dove Carlo Alberto Dalla Chiesa è cresciuto e ha insegnato anche al suo popolo la giustizia è molto importante. Invece ti rubo anch'io, in questo caso a me è concesso dirlo, se uno volesse comprare i vostri prodotti, ricordi magari dove? Sì, certo. Allora, o venite in Cascina Caccia, e questo è un invito spassionato, oppure potete trovarli in due posti a Torino, uno è l'Emporio di Via Marsigli e l'altro è a Binaria, che è nella sede del gruppo Abele, oppure anche online, perché insomma il sito di Libera è ovviamente attivo, oltre ovviamente, l'avete capito benissimo, in tutti i punti vendita della Coop. Senti Roberto, invece quello che volevo chiedere a te è che una cosa che mi ha incuriosito quando hai parlato delle forze di polizia come polizia di prossimità. Ce la vuoi spiegare meglio magari questo termine? Per esprimere il concetto di polizia di prossimità dobbiamo parlare anche di sicurezza partecipata. La sicurezza non si crea soltanto tramite le forze dell'ordine, ma prima vengono altri elementi, ci sono altri attori, sono le famiglie, la scuola, le istituzioni, le associazioni stesse. E quando non riescono più questi attori, intervengono le forze di polizia come motivo di contrasto. Per cui la polizia di prossimità di fatto serve proprio per avvicinare tutti questi attori. E li avviciniamo tramite, nel nostro caso, appunto lo strumento della cultura, perché dialoghiamo con la cittadinanza attraverso appunto le varie mostre. Io dico sempre, le mostre che realizziamo sono una sorta di cavallo di Troia, perché spingiamo le persone ad entrare, vedono delle opere, ma addosso gli rimane qualcosa, perché è chiaro che una mostra non ha mai l'ambizione di esaurire, non è esaustiva di un argomento, serve come punto di riflessione e diventa una sorta di specchio per ritrovarsi dentro quelle tematiche e provare il modo appunto per affrontarle insieme. Direi che è un bel concetto che l'ha spiegato anche molto correttamente, proprio questo discorso della cultura. Invece voi come Coop, al di là dei prodotti, della parte commerciale, però voi siete impegnati tantissimo sul territorio proprio per farvi promotori di questa cultura. Siamo impegnati molto, seguendo due filoni che vanno un po' in parallelo e cerchiamo di intrecciare. Da un lato il lavoro col mondo della scuola, dall'altro a rivolgerci al pubblico adulto, cioè ai consumatori, ai soci Coop, alle persone che si avvicinano a noi per fare la spesa, che ci chiedono anche momenti formativi e informativi. Sul tema scuole posso raccontare un pezzo anch'io relativo al vino, che è un bel esempio, nel senso che sulle scuole, che ne so, a Torino c'è già ACMOS e Libera che fanno dei bei progetti, e non è che si fa la gara chi fa il progetto più bello e si sgomita, ma si cerca di portare ognuno poi il proprio approccio. Quando le cooperative di Libera Terra hanno iniziato a produrre il vino, uno dei primi problemi è stato molto banalmente l'etichetta, perché quando uno poi va a comprare il vino in enoteca, in un supermercato e così via, la prima cosa che guarda è l'etichetta. Se facciamo caso, in questi anni le etichette sono sempre più strane, più artistiche, più particolari, e quindi bisognava trovare un modo per fare un'etichetta che fosse parlante, che spiegasse, che attirasse da un lato un cliente normale che non ne sapeva nulla, e che però spiegasse le caratteristiche di quel prodotto senza troppo testo scritto, perché
quando ci fanno le interviste tutti diciamo che leggiamo le etichette e così via, poi se uno guarda le persone quando fanno la spesa in pochi secondi scelgono un prodotto e vanno avanti. Abbiamo lavorato con l'Istituto Bodoni, che è una scuola di Torino a indirizzo tecnico grafico. I ragazzi hanno fatto un'analisi di come comunicare i valori della legalità guardando altri prodotti, l'esperienza all'estero. Hanno fatto dei bozzetti, i bozzetti sono stati esposti in un Ipercoop, i clienti che facevano la spesa ricevevano un tappo di sughero e votavano mettendo il tappo di sughero sotto il progetto che gli piaceva di più, il progetto più votato è diventato l'etichetta con cui oggi questi prodotti sono sugli scaffali. Quindi abbiamo unito consumatori, ragazzi, cooperativa Placido Rizzotto in questo caso, quindi tenuto insieme tanti pezzi facendo un'attività formativa veramente concreta ed efficace. Insomma, cari telespettatori, comunicazione, cultura, legalità sono termini che devono essere tenuti ben presenti in quello che, e non a caso la nostra trasmissione si chiama Vivi in Piemonte, perché se vivi in Piemonte nella legalità e nella cultura della legalità non possono esserci naturalmente che buoni frutti. Grazie naturalmente alla nostra regia, grazie ai nostri ospiti, grazie agli operatori e noi ci vediamo la prossima settimana sempre con Vivi in Piemonte.